Ma dicono anche che Totò fosse principe. Mi ricordo che una sera siamo stati a cena insieme e lui ha dato una mancia di 20.000 lire al cameriere. Di solito i principi non danno simile mancia, sono molto taccagni. Vivere perché, come dire, faceva delle cose più malfatte, faceva... Il 2022 è stato l'anno centenario della nascita di Pasolini. Ci è sembrato opportuno celebrarlo e ricordare, come dire, un intellettuale... per molti versi ancora scabroso e scomodo, ma straordinariamente e impressionantemente attuale, di ricordarlo in una maniera abbastanza inconsueta, non focalizzandoci sul corpo di Pasolini, che è una delle icone tipiche che si attribuisce a questo intellettuale, ma ragionare su un'altra dimensione, che era quella della voce di Pasolini. Io produco una merce che dovrebbe essere la poesia, che è inconsumabile, morirò io, morirà il mio editore, moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società, morirà il capitalismo, ma la poesia resterà inconsumata. Il Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione col Dipartimento di Architettura, ha realizzato 4 installazioni sonore, sono 4 grandi P, che rinviano a Per Pierpaolo Pasolini. 4 grandi P sono cabine insonorizzate all'interno delle quali si entra, chiunque di noi può introdurre il proprio corpo ed ascoltare delle registrazioni della voce di Pasolini. Pasolini che legge proprie poesie, Pasolini che legge poesie di altri autori, Pasolini che dialoga sui grandi temi che ha affrontato nel corso della sua riflessione letteraria, politica, intellettuale. Vestito dei panni che i poveri adocchiano in vetrine dal rozzo splendore e che ha smarrito la sporcizia delle più sperdute strade, delle panche. Naturalmente comizi rinvia a comizi d'amore, che sono lo sguardo antropologico di Pasolini sul mondo, però sapendo che lo sguardo antropologico è per Pasolini anche sempre uno sguardo profondamente politico. Lei pensa che siano meglio i nostri tempi che quelli di 20, 30, 50 anni sì, fa? Sì, sono meglio come gioventù.